Buonasera, ore 21 in diretta dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. In questo spazio ovviamente si parla del campionato di Serie B, del Pescara, ma da oggi, anzi da mezzanotte, c'è stato un bombardamento mediatico intorno al calcio, perché potrebbe esserci una svolta epocale. Avrete seguito sicuramente nelle varie edizioni dei TG nazionali cosa sta accadendo. Non parleremo di questo, ma vogliamo soltanto sottolineare quanto rumore sta facendo questo sport dopo la decisione di 12 club di creare una Superlega. Significherebbe stravolgere un po' tutto il campionato italiano, non solo, tutti i campionati europei. Quindi ci sono state oggi riunioni in Lega. Ricordiamo questa Superlega che è stata fondata da tre società italiane, Juve Inter Milan, da tre spagnole, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona, da sei formazioni inglesi, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Manchester United, mentre oggi si sono chiamate fuori Bayern, Borussia e PSG. Insomma, nelle ore che hanno preceduto questo appuntamento di replay abbiamo sentito tutti e di tutto perché, ripeto, potrebbe essere una svolta epocale, ma noi da semplici spettatori ci auguriamo soltanto che il calcio rimanga la passione privilegiata per gli italiani, passione ovviamente sportiva, e che non ci siano grosse ripercussioni, soprattutto per i piccoli club, perché è vero che l'aspetto economico è determinante per tutti e ci auguriamo soprattutto che ci sia un compromesso tra tutte le forze, non solo sportive, perché oggi sono intervenuti addirittura capi di Stato, quindi il calcio ha mosso davvero tutte le varie componenti europee ma anche mondiali. Però non vi preoccupate, parleremo ovviamente del campionato di Serie B, del Pescara, perché come tutti sapete ci sono state tante novità anche nelle ultime ore. Ieri l'assemblea della Lega di Serie B ha deciso di posticipare di 2 giornate il calendario, quindi tra poco vi daremo tutti i dettagli e tutte le ultime novità. Saluto in studio Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Ti chiedo solo se c'è qualche posticipo, qualche allenatore esonerato in giornata, no? Allora, per quanto riguarda il posticipo, si gioca in Serie C, è una gara molto molto delicata. Nel girone B il match tra la Triestina di Beppi Pillon, l'ex tecnico del Pescara, e il Südtirol. Se il Südtirol dovesse espugnare il Nero Rocco, andrebbe in testa alla classifica del girone B a 180 minuti dalla fine del campionato, scavalcando Perugia e Padova. Circa il fronte degli allenatori, beh, c'è situazione di attesa a Cosenza. Sono ore di riflessione per il presidente Guarascio. Riflessioni già da diverse ore, la sorte di Occhiuzzi, il tecnico del Cosenza, sembra segnata, ma al momento la decisione ufficiale non è stata presa. Però per la sua sostituzione sono in ballo i nomi di Massimo Drago, di Walter Novellino e di Alessandro Calori, quindi nelle prossime ore sapremo se Occhiuzzi resterà o meno sulla panchina del Cosenza. A te. Grazie Andrea, saluto Maurizio Daguin, regia. Andiamo a salutare i nostri primi ospiti, gli amici tradizionali, il collega Totò De Leonardis, buonasera Totò, il collega Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, Salve. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, e ritroviamo Buonasera a con te, Enrico. piacere l'agente FIFA Alessandro Alberti, buonasera Buonasera a voi, buonasera a Alessandro. tutti. Allora, dicevamo in apertura delle ultime decisioni prese ieri dall'Assemblea della Lega di Serie B, che ha deciso di posticipare il calendario di 2 giornate dopo quanto è avvenuto nella Pescara Calcio, Pescara che tornerà in campo martedì prossimo alle ore 14, ecco l'orario è stato definito oggi, con l'Entella, quindi il recupero dell'ultima giornata di campionato, poi si giocherà il 1° maggio, non so se la regia ci può proporre la videata dei prossimi impegni. Allora, Pescara-Entella martedì 27 aprile ore 14, poi Cosenza-Pescara il 1° maggio, martedì 4 maggio Pescara Reggiana, venerdì 7 maggio Cremonese Pescara, lunedì 10 maggio Pescara Salernitana. In pratica il Pescara disputerà 5 partite in 14 giorni. Per quanto riguarda le date dei playout, l'andata sabato 15 maggio, il ritorno dei playout il 21 maggio.
Siamo in attesa di collegarci con Milano con il professor Vincenzo Salini, primario nel reparto di ortopedia al San Raffaele di Milano, ma responsabile dello staff sanitario della società Biancoazzurra, per iniziare a parlare della nuova situazione sanitaria che c'è a Pescara, perché Andrea mi confermi che oggi ci sono stati nuovi tamponi, no? Sì, per fortuna anche questo ciclo di tamponi non ha rivelato nuove positività. È il secondo ciclo consecutivo che viene svolto dal gruppo squadra Biancazzurro e non ci sono nuove positività, dunque il bilancio al momento resta quello di 8 positivi, 7 calciatori e un componente dello staff, dunque al momento si può dire che il focolaio è stato arrestato. Chiaro che nei prossimi giorni ci saranno altri cicli che dovranno ulteriormente confermare questo aspetto. A te. Ecco, dalla regia mi avvisano che è collegato da Milano il professor Vincenzo Salini, che ringrazio in particolar modo perché per il secondo lunedì di seguito, buonasera professor Salini, lo disturbiamo nelle sue ore di lavoro, ma ci serve soprattutto per capire, per dare degli aggiornamenti abbastanza indicativi su quanto sta avvenendo intorno alla società del Pescara, che è salita alla ribalta, ricordiamolo, nell'ultima settimana per questa vicenda non certo bella. Allora professor Salini, le chiediamo subito come stanno i giocatori che sono risultati positivi. Ma i ragazzi, i risultati positivi per la maggior parte stanno benissimo, sono in alcuni casi poco sintomatici o con qualche colpo di tosse o con qualche linea di febbre, ma dal punto di vista sanitario sicuramente problemi non ne abbiamo. Ecco, oggi il presidente Sebastiani, poi lo ascolteremo, ha fatto una dichiarazione, Macin è asintomatico, quindi potrebbe essere forse il primo giocatore ad essere recuperato? Assolutamente sì, perché Macino ormai sono già 10 giorni, quindi noi eseguiamo tamponi ogni 2 giorni e man mano che si negativizzano, c'è bisogno di 2 tamponi negativi, il ragazzo può rientrare nel gruppo squadra. Allora professore, ovviamente lei può anche dirci come sta lavorando la squadra e come lavorerà fino a martedì prossimo, quando si tornerà in campo. Allora, la situazione è questa, nel senso che nel momento in cui, perché io ho ascoltato diverse situazioni e volevo chiarire un punto fondamentale, che il protocollo è un protocollo della Federazione Italiana Gioco Calcio, avallato dal governo, però l'azienda sanitaria locale è un'autorità terza e superiore alla FIGC, è un'autorità sanitaria. Quindi nel momento in cui la ASL interviene, come è intervenuta a Pescara, il protocollo FIGC decade completamente. Quindi tutto quello che noi facciamo nel corso della settimana fino a martedì, fino a che non ci sarà una negativizzazione dei tamponi, sarà sempre seguito da un'autorizzazione della ASL. Cioè oggi è la ASL che detta i tempi, non più noi e non più il protocollo federale. Questo è un aspetto molto importante. Lei chiarisce questo soprattutto per le proteste che ci sono state da altre sedi, da Ascoli, da Reggio Emilia? Beh sì, sicuramente, perché poi purtroppo, e questo mi dispiace perché tra l'altro facendo parte della Commissione federale mi sono interfacciato anche con il Presidente Balata, ed effettivamente purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista, da come noi guardiamo la situazione, ci toccano le squadre che sono nostre dirette concorrenti, quindi voglio dire, alla fine il problema è proprio questo. Ecco, poi quali altre cose sono da chiarire dopo una settimana di voci, di vari interventi che ci sono stati anche a livello nazionale? Interventi cosa intendi, Enrico? Cioè, dichiarazioni che portavano acqua ai propri mulini, intendo dire. Beh sì, sicuramente è normale che la situazione è particolare, soprattutto questo cambiamento che poi in realtà mi sembra con il nuovo calendario brillantemente risolto, perché comunque più o meno diciamo il campionato risulta essere regolare,
sicuramente da parte di qualcuno, e penso sia anche in un certo senso comprensibile, forse c'è stata anche la possibilità di pensare che fosse qualcosa di fatto ad arte, così come è accaduto, se voi ricordate, nella partita tra la Juventus e il Napoli, il primo caso che poi ha fatto giurisprudenza, ha fatto storia, tutti hanno pensato a una scusa da parte del Napoli per non giocare a Torino, e quindi sicuramente da parte di qualcuno c'è stato questo pensiero, ma io posso ribadire fermamente che abbiamo agito secondo le leggi, secondo le regole, e soprattutto i positivi sono reali e sono tutti ragazzi che sono appunto non molto sintomatici, ma sono pauci sintomatici, quindi in realtà di asintomatico a sintomatico forse Macin adesso, ma all'inizio anche lui ha avuto qualche piccolo sintomo. Ecco, Macin asintomatico, nel momento in cui torna negativo, è già successo a un giocatore, me lo ricordava oggi proprio Andrea Costantini, tipo Quadrado, addirittura è sceso in campo il giorno dopo che è diventato negativo, quindi se le condizioni lo permettono può esserci anche questa ipotesi? Beh, innanzitutto bisogna, tutti i ragazzi positivi, anche se poco sintomatici, devono comunque effettuare di nuovo le visite di idoneità, questo fa parte purtroppo della regola, però una volta effettuata l'idoneità dal punto di vista sportivo nulla osta, perché in realtà se non ci sono sintomi non c'è compromissione polmonare, quindi possono assolutamente rientrare in campo nell'immediato. Alla luce degli ultimi risultati di tamponi, pensa che il focolaio si sia spento? Io presumo di sì, perché ormai siamo già a 10 giorni, quindi bene o male penso che il tempo di incubazione sia terminato. Io penso che per fortuna e spero soprattutto ci fermeremo qui. Era più preoccupato lunedì scorso per come era iniziata questa settimana? Beh sì, sicuramente, anche perché quando parte un cluster non si sa mai dove si arriva, perché in realtà sappiamo, ormai abbiamo capito che questo virus sulle persone giovani non è molto diciamo invalidante, però purtroppo finché non abbiamo la certezza che tutto sia a posto bisogna comunque essere giustamente preoccupati. Quindi lei ci conferma che fino a lunedì prossimo, che è l'ultimo giorno dettato dalla ASL, il Pescara non potrà effettuare allenamenti regolari? Adesso noi abbiamo già predisposto la prima lettera che ci ha nella quale la ASL ci ha consentito, ci ha dato il nulla osta per fare allenamenti individuali. Noi ora aspettiamo il proseguirsi della situazione, il proseguirsi della situazione clinica di questi ragazzi. Se vediamo che ad esempio già Macin risulti positivo e soprattutto tutti gli altri positivi siano assolutamente asintomatici e magari ci troviamo di fronte a una negativizzazione dei tamponi, cercheremo di chiedere alla AS nell'immediatezza delle partite che ci restano di poterci allenare almeno 1 o 2 giorni in allenamento collettivo. Quindi ecco, c'era proprio Andrea Costantini che voleva togliersi questa curiosità. Sì, professor Salini, proprio questo volevo chiedere, se c'era la possibilità da parte della ASL, perché nel documento si dice fino al 26 salvo diversa disposizione, se dietro quella dicitura c'era anche la possibilità di sospendere con qualche giorno d'anticipo il provvedimento di interdizione agli allenamenti collettivi. Sì, noi ci vorremmo provare, vi ripeto, nell'immediatezza. Tra l'altro, come l'altra volta, ho ringraziato il dottor Fazzi per il lavoro che sta facendo, così ringrazio anche il dottor Polidoro che ci ha aiutato molto dal punto di vista del rapporto, nel senso che si è reso disponibile a colloquiare con noi, a darci a fornirci tutte le informazioni e soprattutto tutto il supporto necessario. Vi garantisco che, guardando un po' la situazione italiana, questo non è assolutamente scontato, quindi lo ringrazio pubblicamente, perché ci ha consentito di allenarci individualmente e ci segue appunto con attenzione e con disponibilità. Ecco, il rischio di trovare questi atleti ovviamente un po' debilitati sul piano fisico, che tempi di recupero potrebbe esserci per averli al meglio? Ma diciamo che dipende molto da come la malattia esordisce. Se la malattia esordisce in maniera asintomatica o pace sintomatica, di solito
recuperano abbastanza presto. Voi ricordate il caso di un altro atleta del Pescara che è stato positivo, ma in realtà positivo asintomatico, ha ripreso quasi nell'immediatezza gli allenamenti. Non c'è un grande, diciamo che questa malattia lascia qualche piccolo strascico, agli asintomatici praticamente nulla, ai pauci sintomatici, se non c'è un coinvolgimento polmonare, non lascia granché. Quindi diciamo che in realtà nei poco sintomatici, in realtà come una semplice influenza. Qualcuno degli amici vuol chiedere una curiosità, qualcosa al professor Salini, che anche questa sera ci ha dato gli aggiornamenti. Poi chiedo anche al professor Salini cosa pensa della decisione presa ieri dall'assemblea della Lega DB. Ci sembra la decisione più coerente? Per me assolutamente sì, perché in realtà non era così scontata, perché in realtà non era scontata la decisione, non era scontato che si finisse il campionato in maniera regolare, perché poi di fronte a delle situazioni particolari si possono anche creare degli attriti e delle situazioni non bellissime, ecco, mettiamola così. Sicuramente poi in sintonia con il preparatore atletico bisognerà preparare questa squadra che dovrà affrontare 5 impegni in 14 giorni. Speriamo 7 sì, partite, però intanto 5. Sì, però io ritengo che in questo periodo si vada molto sui nervi e poco sul... Sì, bisogna mettere energia nelle gambe, benzina nelle gambe, però penso che si vada per il 70% si vada solo di nervi in questo periodo. Cioè le motivazioni sono fondamentali. Qualche domanda dalla piattaforma? Io vorrei fare una domanda a Vincenzo. Sì, Alessandro Alberto. Ciao Alberto. Ciao Vincenzo, così approfitto per salutarti di persona. La mia domanda è, posto che evidentemente la ASL è l'organo dominante, è una riflessione che credo possa coinvolgere te come tutti gli ospiti di questa sera. A questo punto uno scenario ipotetico a divenire potrebbe essere anche che ci siano anche delle altre interruzioni a questo punto, se ci dovessero essere episodi rientranti come nel caso del Pescara, questo campionato potrebbe poi effettivamente essere traslato in avanti come è successo l'anno scorso. Ma sì, il rischio c'è, è normale che il fatto che l'intervento da parte dell'autorità sanitaria arriva nel momento in cui c'è il rischio di un cluster, che finché si tratta di uno, due, tre calciatori, in realtà diciamo l'intervento può essere anche forse esagerato, come magari si è parlato a lungo del caso del Napoli, perché in realtà quello che la ASL ha il dovere e il diritto di dover interrompere è la trasmissione. Quindi nel momento in cui la ASL non ha interessi per il Pescara Calcio, per la Juventus, per il Milan, per l'Inter, la ASL ha interessi per la popolazione comune. Nel momento in cui si crea il focolaio, in quel caso allora interviene e deve bloccare, perché in realtà, tant'è che se dovesse accadere qualcosa di errato, se qualcuno dovesse andare al di fuori dei confini tracciati dalla ASL, si configura il reato di epidemia dolosa, di epidemia colposa, scusatemi, colposa, perché vi è un comportamento non corretto da parte degli attori. Grazie. Ciao. Possiamo chiudere qui? C'è qualcuno? Sì? Sì. Ciao professore. Ti volevo chiedere, sai già se c'è qualche giocatore che non recupererà perché è asintomatico in maniera un po' più forte di altri, o pensi che per il 1° maggio recuperiamo tutti? Ma io penso che per il 1° maggio recuperiamo tutti. Quelli che non recuperiamo, secondo me, non per problemi Covid, ma per altri problemi. Io penso che quelli ammalati, quelli diciamo leggermente sintomatici, penso, ritengo in linea di massima che siano tutti recuperabili. Ecco, ne approfittiamo anche per chiedere le condizioni di Galano, che non è tra i positivi, era reduce da questo infortunio alla caviglia. Sì, Galano era già pronto nell'eventualità per la partita sfumata sabato, quindi era già a posto. Quindi martedì prossimo ci sarà di Drudi, Bocchetti, sappiamo qualcosa di più, anzi di più Bocchetti, positivo. Bocchetti deve effettuare una risonanza di controllo, siamo anche sulla strada buona. Drudi si allena, non ancora con gli altri, però anche lui è sulla strada del recupero. Insomma, c'è almeno questo vantaggio di recuperare qualche giocatore infortunato, no? Assolutamente sì, assolutamente sì.
Bene, dobbiamo lasciare il professor Salini, che ringraziamo tantissimo, perché ovviamente ci fidiamo soltanto delle persone responsabili, delle persone competenti, quindi ha fatto questo quadro che è sicuramente migliore rispetto a quello di lunedì scorso. Professore, adesso non ci resta che far parlare il campo, vero? Eh sì, grazie, speriamo che il campo continui a cantare bene, a parlare bene come ha fatto finora negli ultimi tempi. Grazie saluti Salini, a tutti, grazie. Buonasera, ciao, ciao. Buonasera, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Allora, gli amici, chiedo subito cosa pensano di questa nuova decisione della Lega di Serie B di posticipare le due partite, cioè le due giornate del calendario. È giusto così, Totò De Leonardis? Ma sì, a me sembra la decisione più logica, questa, quella di, anzi è stata pure rapida, di solito in questi casi è difficile trovare la quadra, invece credo che sia stata la posizione più giusta, anche perché in effetti il timore di che potesse essere falsato il campionato c'era, nel senso che è ovvio che giocando cioè le ultime partite potevano essere oggetto anche di chiacchiere, voglio dire. Questa, così credo che sia stata scelta la strada migliore, la strada giusta, sperando appunto che non ricapiti nulla di più, perché veramente, come diceva Alberto, andremo a finire la prossima fine estate, altrimenti insomma. Ecco, Alessandro Alberti, seguiti in settimana le proteste che ci sono state ovviamente da Ascoli, da Reggio Emilia, insomma adesso la situazione dopo la riunione di ieri in Lega sembra essere tornata più tranquilla, e a questo punto, cioè, cosa cambia in meglio e in peggio per il Pescara, Alessandro? Le proteste delle squadre che battagliano contro il Pescara sono sacrosante, cioè all'inverso ci sarebbero state dimostranze anche dal club biancazzurro, questo mi pare assolutamente, assolutamente logico. L'aspetto positivo, che mi sembra che abbia sottolineato il professor Vincenzo Salini, è che tutto sommato un paio di settimane in più ti consentano di recuperare, adesso non so, lui ha citato Bocchetti, mi viene in mente Tabanelli o qualche altro giocatore di cui ultimamente si sono perse le tracce per vicissitudini evidentemente fisiche, ed è positivo anche perché poi si giocheranno 5 partite in 14 giorni. Negativo, Enrico, la posizione in classifica di negativo è che comunque la giri, comunque la volti, il Pescara non dipende solo dai risultati che andrà a fare contro le squadre che affronterà, ma tanto dipenderà anche da quello che faranno le squadre, in particolar modo l'Ascoli e lo stesso Frosinone, perché oggi stavo sfogliando il calendario, i nostri amici che ci ascoltano potranno confermare, il Frosinone nel 2021 ha vinto solamente 2 partite, a Chiavari con Lentella, quel Cosenza non ha mai più vinto in casa, quindi mi sembra anche una squadra, mi sembra in questo momento che sia la squadra messa peggio tra quelle che ci precedono, perché mi sembra anche in caduta libera, nonostante abbia sollevato Alessandro Onesta dall'incarico. Ecco, però questo Ascoli ha 5 punti sulla zona salvezza, potrà essere questo vantaggio ridotto, perché il calendario dell'Ascoli, parliamoci chiaro, è davvero difficile, è vero che l'Ascoli sta viaggiando a gonfie vele, è normale che il Pescara deve fare i suoi punti, però che l'Ascoli riesca a tenere le 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out è dura. Ecco, subito la regia ci fa vedere il quadro dei prossimi impegni, con il Pescara che ovviamente deve recuperare la partita con Lentella, non è qui indicata, e poi l'Ascoli ha l'Empoli in casa, ha Reggio Calabria, il Cittadella in casa ed il Chievo in trasferta, le ultime due squadre sono in zona play-off. Che pensate sull'Ascoli, Alessandro? Come ti dicevo prima, dipende da sicuramente l'Ascoli ha un calendario difficile, ma è difficile il calendario di tutte le squadre che sono coinvolte nella lotta per la salvezza. Noi ovviamente siamo focalizzati sull'Ascoli perché diciamo determinerà la posizione dell'Ascoli dalla quart'ultima il fatto che se non si giochino gli spareggi. Però oggi come oggi, caro Enrico, io credo che le energie fisiche e mentali di tutte le componenti Pescara Calcio debbano essere focalizzate solamente sulla gara che successiva a quella che si gioca, perché
Il discorso dei calcoli adesso veramente è proprio a livello specialmente in Serie B da fare. Specialmente poi in questo campionato che ci riserva grosse sorprese. Vorrei sentire Francesco. C'è anche il discorso legato al recupero fisico, perché giocare 5 partite in 13-14 giorni è complesso, ma non solo per il Pescara, per tutti. Che sono dinamiche che ci incontriamo a affrontare effettivamente nella storia del calcio per la prima volta. Quindi diciamo che delle incognite ci sono un po' in tutti quelli che partecipano a questo rush finale. Francesco? Enrico, per tornare all'argomento di prima, la domanda tua, di brutto il cammino dell'Ascoli, perché l'Ascoli che potesse vincere a Ferrara con la SPAL se lo potevano augurare solo i tifosi dell'Ascoli per un atto di fede, ma non per quello che si era visto in campo, anche se bisogna dire che l'Ascoli ultimamente è una squadra con un passo decisamente migliore. E poi di brutto c'è anche che il Pescara, ma questo già lo sapevamo, è condannato a vincere sempre. Stavo guardando il calendario, è vero che il Frosinone ha un cammino difficile e viene da un lungo periodo negativo, ma ha già 40 punti. Se per sbaglio vince una partita va a 43, fuori dai giochi. L'Ascoli, se vince una partita, magari non con l'Empoli, magari non a Reggio Calabria perché sembra fuori casa, anche se poi quest'anno, abbiamo detto tante volte, lo dicono gli stessi protagonisti, giocatori e allenatori, il fattore campo è irrisorio, sia solo perché ti spogli e devi fare una trasferta e stai in uno spogliatoio diverso dal tuo, perché se no non c'è nulla. E quindi l'Ascoli è una partita, ecco, che vince, discorso va 40 a Pescara, è condannato discorso, a vincere sempre quasi, anche perché le prossime tre Entella, Cosenza e Reggiana sono confronti diretti, sento, e il confronto diretto, discorso del vantaggio dopo. Dobbiamo avvisare Francesco che però deve sentire anche il nostro audio. Dicevamo, la situazione più realistica non è tanto arrivare all'Ascoli, arrivare ad uno svantaggio di 5 punti, cioè inferiore sì. a 5 punti, perché è ovvio sì. che bisogna superare Cosenza e Reggiana e sperare che l'Ascoli non sia a 5 punti. Questa è la situazione più realistica e anche sempre difficilissima da raggiungere. Appunto, per quello dicevo, il Pescara è condannato sempre a vincere, soprattutto i confronti diretti, e augurarsi che l'Ascoli non mantenga questo passo, perché certo. altrimenti con i 5 punti tra la quintultima e la quartultima non si certo. giocano i play-out, e quello è l'aspetto più negativo. Riccardo, allora intanto avviso la regia di comunicare a Francesco di sentire l'audio dallo studio. Riccardo, in base alla decisione di ieri, intanto si è riportato un po' di tranquillità anche in seno all'Ascoli, in seno alla Reggiana, che siano lamentate di quanto era stato preventivato nel precedente consiglio direttivo. Adesso si va a focalizzare l'attenzione su come riprendere questo ritmo interrotto dalla pandemia, perché tra poco sentiremo anche il presidente Sebastiani cosa ha dichiarato a Sky nello spazio di Daniele Barone. Pescara è comunque svantaggiato da tutta questa situazione. Beh sì, io credo che la decisione della Lega sia la migliore decisione che poteva prendere, proprio per non falsare il campionato, perché a qualsiasi risultato positivo o negativo del Pescara, positivo o negativo di altre squadre, si potevano appellare sempre a qualcosa. Invece in questo caso, con questo fermo della Lega, quantomeno si ristabilisce un equilibrio di parità e di equità tra tutte le squadre. Sicuramente, ma non è il caso delle ultime squadre, chi era in forma è un po' penalizzato, ma sicuramente nessuna delle nostre dirette concorrenti, tranne l'Ascoli, che era forse la più in forma, può lamentarsi di questo. Forse trarrà anche dei benefici a fermarsi e recuperare anche loro dei giocatori magari che devono recuperare a livello fisico e atletico, perché né Cosenza e né Reggiana, diciamo anche l'Entella, ma diciamo l'Entella ormai completamente fuori giochi, nessuna delle due squadre
godeva di ottima salute e faceva partite strepitose in questo periodo. Quindi forse questa sosta mette un po' equilibrio. Per quanto riguarda il discorso della classifica, è una classifica, non so chi di voi ha detto, mi trovo d'accordo, che non siamo padroni del nostro destino. Purtroppo siamo obbligati a dover fare su 5 punti, su 15 punti di disposizione, almeno 12, perché se no non riusciamo, a mio avviso, a colmare anche quel gap che dicevate. Perché l'Ascoli è vero che ha un calendario proibitivo, però è vero anche che è una squadra che nelle ultime giornate ha dimostrato, battendo anche il Monza, di essere in salute. Quindi, comunque, come diceva Alessandro Alberti, lunghe proiezioni non si possono fare, questa bietta talmente imprevedibile. Sai cosa c'è di positivo? Diciamo, in una stagione disgraziatissima di cui abbiamo fatto ormai commenti sopra commenti, forse l'unica opportunità che ha il Pescara vera è quella di riuscire a stroncare quelle che battagliano col Pescara, ovviamente con un occhio rivolto verso l'Ascoli, perché tu, se vinci gli scontri diretti, hai ammazzato tutti e li metti dietro. È evidente che un passo falso poi ti va a condannare quasi definitivamente. Purtroppo non si doveva arrivare a questo punto, però ciò nonostante, diciamo che il calendario ci pone comunque il fatto di poter scontrarci con quelli che stanno battagliando proprio contro di noi. Questo dovrebbe essere, a mio avviso, un indice di carico, un qualche cosa che debba dare anche un'energia nervosa maggiore, perché credo che oggi come oggi, insomma, l'aspetto mentale dei nervi, del mantenimento proprio di 15 giorni di tensione nervosa, possa avere alla fine nell'economia del risultato finale una grossa valenza. Su Sky, nella rubrica Piano B di Daniele Barone, ecco cosa ha detto in poche parole il presidente Sebastiani. Daniele, ciao, buonasera. Non so quante speranze per la salvezza tu avessi prima che il campionato si fermasse, che il campionato del Pescara si fermasse. Ti chiedo, alla luce di questa rivisitazione, ristrutturazione del calendario, se hai più o meno speranze, cioè se questo stravolgimento può aiutare in qualche modo la tua squadra, che ha, come ricordavo prima, 3 scontri diretti dal 27 in poi, uno dopo l'altro. Ma io credo che noi sicuramente adesso, purtroppo ci siamo capitati noi, ma credo che noi siamo in assoluto quelli più svantaggiati, perché intanto venivamo da un periodo molto positivo, perché tra Pisa, Monza e Bologna, che erano 3 partite sulla carta molto difficili, avevamo raccolto 5 punti, la squadra stava bene, erano tutti quanti pronti per affrontare queste tre gare che sono per noi importantissime. Adesso è chiaro che come usciremo da questa situazione. Era difficile prima, lo è ancora di più adesso, non ci nascondiamo assolutamente dietro un dito, però è chiaro che se vogliamo sperare in qualcosa, queste 3 gare dobbiamo cercare di vincerle, ci mancherebbe. Totò De Leonardis, il Pescara ha penalizzato soprattutto da cosa? Ma soprattutto direi dalla vittoria dell'Ascoli nell'ultimo turno, è lì che è cambiata la situazione, insomma, perché in questo momento il Pescara, ecco, se oggi finisse il campionato non ci sarebbero i play-out, proprio perché l'Ascoli ha questi 5 punti di vantaggio sulla quartultima. Quindi il Pescara deve non solo arrivare al quartultimo, ma deve anche sperare di fare almeno 2 punti in più dell'Ascoli, quindi è duplice, perché l'ostacolo, mentre prima della vittoria dell'Ascoli con la SPAL c'era una situazione, a mio avviso, abbastanza favorevole, nel senso che avevi comunque questi 3 confronti diretti che ti potevano dare la spinta necessaria. Adesso purtroppo non basta, è vero che in questo momento il Pescara non è più padrone delle sue possibilità, perché dipendono soprattutto dall'Ascoli, perché appunto sul Frosinone, insomma, Frosinone che sia ancora in corsa non ci deve nemmeno riguardare. Il problema grosso credo che sia pure questa posizione dell'Ascoli, che sì, vediamo che ha un campionato, ha un girone, un finale abbastanza difficile, però non proibitivo, per cui insomma l'essenziale appunto è che Pescara riesca a fare 2 punti in più dell'Ascoli in questo momento. Questo sarebbe l'unico modo per arrivare ai play-out, che è l'unica arma che abbiamo in questo momento.
Bene, sono le 21.35, primo break, andiamo in pubblicità, restate con noi, torneremo tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21.40, rientriamo in diretta. Allora Andrea, intanto novità sul posticipo di Serie C?
Sì, ve ne sono perché la Triestina è in vantaggio 1-0 sul Tirol grazie a un gol splendido, un eurogol di Litteri, partita però accesissima e ancora tutta da vivere. 1-0 per la Triestina, a te. Ci colleghiamo con Milano, con il collega, con il responsabile della Serie B della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Buonasera Nicola, ben ritrovato. Ciao Enrico, buonasera a te, i tuoi ospiti e tutti gli ascoltatori, grazie a te per l'invito come sempre. No, intanto grazie a te perché ieri è stata una giornata lunghissima, hai seguito questa assemblea di Lega, insomma è stata trovata la via più coerente un po' per tutti di posticipare il calendario di due giornate, Nicola? Ma fondamentalmente sì, fondamentalmente è la soluzione che crea meno problemi a tutti, no? Certo, dobbiamo renderci conto che è una situazione di emergenza, che non è una situazione mai vissuta e quindi si cerca di tamponare le falle cercando di trovare le soluzioni migliori, ma obiettivamente è normale che poi ci siano delle problematiche, però con un po' di coscienza si supera tutto. D'altronde le società sin dall'inizio della stagione erano state preparate ed erano preparate loro stesse, sapevano cosa andavano incontro, quindi è un anno difficilissimo sotto tutti i punti di vista e in questo momento un problema del genere come quello esploso proprio a Pescara ha messo in difficoltà tutto il campionato. Questa soluzione è discussa perché dal direttivo era uscita un'altra indicazione, no? Quella di giocare queste due partite, sì, martedì e sabato, domani e sabato, e poi fermarsi. Ma in questo caso il Pescara avrebbe avuto tre recuperi da fare, ci sarebbe stata la possibilità di ricorsi delle squadre che avrebbe dovuto affrontare, quindi si rischiava di allungare ulteriormente i tempi. Invece poi su consiglio anche del presidente federale Gravina si è deciso di fermarsi subito, anche perché finora si è andata avanti con un pensiero, cioè più si gioca meglio è, più partite vengono messe alle spalle e prima si arriva alla fine. In questo momento infatti invece è stato meglio dire no, le partite possono aspettare, cerchiamo di fare le ultime quattro giornate con le classifiche in pari, con tutte le squadre con le stesse, con i recuperi fatti, in modo da avere un finale più credibile. Certo, ecco, i tempi Nicola, ristretti... prima l'ho chiesto anche agli altri colleghi, comprimere così il calendario, vista la situazione attuale, ci riferiamo ovviamente soltanto alla bassa classifica, chi potrebbe penalizzare questo calendario così compresso in pochi giorni? Beh, sai, un infortunio si fa fatica a recuperare, gli allenatori non possono preparare le partite come vorrebbero, la preparazione atletica non la puoi fare, devi vivere di partita, recupero, preparazione, partita, recupero, proprio a ritmi incessanti, è molto massacrante, è molto stressante, devi essere fortunato a non avere altri infortuni e devi sperare che la preparazione fatta prima sia efficace adesso. Chi ha la rosa più ampia obiettivamente può essere avvantaggiato, come il Monza per esempio, che ha una rosa come qualità forse superiore a tutti, però il campionato ha dimostrato che non basta avere una rosa così per vincere, quindi il vantaggio che teoricamente potrebbe avere il Monza in realtà finora non è stato tale. Magari adesso sì, il Monza che ha più ricambi può subire di meno le problematiche, però non è detto assolutamente. Ecco. Cosa vedi lì sotto in coda con il Pescara che deve recuperare martedì la partita con l'Entella, però il reduce da questa situazione Covid, l'Ascoli che vince a Ferrara e quindi si stacca di 5 punti? L'Ascoli ha sicuramente fatto preoccupare le squadre che stanno davanti, perché chi sta davanti, dal Frosinone in su, ma fino al Vicenza, allo stesso Pordenone, tutte quante facevano due tipi di ragionamento. Il primo è mettersi alle spalle 5 squadre, il secondo di avere 5 punti di vantaggio sulla quart'ultima in modo da non far giocare il play-out. Questi risultati dell'Ascoli sorprendenti, perché la vittoria contro il Monza, poi quella di Ferrara, obiettivamente sono state delle sorprese, quindi queste sono vittorie che hanno rilanciato l'Ascoli ma che hanno fatto preoccupare chi sta davanti.
davanti che ha, si vede l'Ascoli a tiro, quindi tutti quanti adesso fanno la corsa sul Cosenza sperando di avere più di 5 punti in modo da non giocare il play-out. A proposito di Cosenza, Nicola, hai notizie diverse dalle nostre? Non hanno ancora deciso se resta il... Non hanno ancora deciso, obiettivamente questa sosta inaspettata potrebbe essere un vantaggio per il Cosenza, che con 13 giorni di tempo un nuovo allenatore poteva conoscere bene la squadra e cambiarla, però non hanno trovato la soluzione per separarsi da Occhiuzzi, o magari non hanno trovato l'alternativa migliore, hanno contattato diversi allenatori, ultimo anche Gigi De Canio, ma evidentemente non, cioè, al momento la società non ha ancora deciso il cambio, quindi alla fine potrebbe anche non succedere nulla. Ecco, gli altri amici in studio, te li ricordo, Totò De Leonardis, Alessandro Alberti, Riccardo Clinca, Francesco Di Francesco, sottolineavano che però in questa situazione il Pescara è più penalizzato degli altri, ma soprattutto perché c'è una situazione di salute non ottimale. Quando il Covid entra in una squadra crea delle grosse problematiche. Poi il presidente Sebastiani ha anche detto che è giusto che le altre squadre giochino nello stesso periodo del Pescara, però arrivare con allenamenti individuali a una ripresa del campionato sicuramente non è un fatto che avvantaggia, almeno sotto questo aspetto. Ah, certo. È questo indubbio. Indubbio è successo anche all'Empoli, che ha giocato dopo due giorni la fine dello stop dell'ASL, e ha giocato e ha vinto subito la Reggio Emilia, quindi l'Empoli ha superato benissimo questa fase, e adesso l'Empoli benedice questa sosta perché può riprendere gli allenamenti e prepararsi alla volata finale. Quindi però, i rumori comunque a Reggio Emilia ad Ascoli sono più tranquilli, anche se la reggiana ha ancora il dente avvelenato. La Reggiana d'altronde rimane l'unica squadra al mondo che ha perso a tavolino a causa del Covid. Questa è un po' una macchia in questa situazione di emergenza senza precedenti, come dicevo prima. Qualche macchia rimane, quella della Reggiana rimane, è una macchia evidente perché appunto è l'unico 3-0 che è stato dato in Italia almeno, però d'altronde se l'Asli non intervenne la Reggiana poteva giocarsi una carta sola, che era quella della forza maggiore, che il protocollo non prevede, ma magari un tribunale sportivo poteva anche riconoscere e fare giocare la partita. La Reggiana non ha voluto fare ricorso, ma si è accontentata tra virgolette del 3-0 a tavolino e non è andata avanti in tribunale. Forse puntando il suo punto sulla causa di forza maggiore potevo ottenere qualcosa di più. Alessandro Alberti, vorrei tornare un attimo da te, perché Nicola Binda diceva chi ha una rosa ampia almeno può tamponare, usiamo sempre questo termine pandemico, su altre negatività, no? Sì, assolutamente sì, perché con 5 partite in 14 giorni tu giochi, il giorno dopo fai scarico, poi parti per la trasferta o fai la rifinitura e vai in ritiro. Non c'è tempo per allenarsi, ecco perché nei precedenti interventi avevo sottolineato che evidentemente l'aspetto anche mentale sarà determinante. Ormai quello che hai nelle gambe ce l'hai o non ce l'hai, non sono i 15 giorni successivi al provvedimento della Lega che possano determinare o meno l'aspetto fisico. Quindi chi ha una rosa numerosa, il Pescara ce l'ha sempre avuta, potrebbe costituire un elemento di vantaggio. Andrea Costantino, una domanda per Nicola Binda. Sì, buonasera Binda. No, proprio in riferimento al fatto della Reggiana, diciamo anche che forse la società emiliana è stata sfortunata perché il caso di Salernitana Reggiana è arrivato prima della sentenza del CONI su Juventus-Napoli, altrimenti probabilmente si sarebbe agito diversamente. Sì, però ripeto, per Juventus-Napoli intervenne l'ASL di Napoli a fermare il Napoli, per la Reggiana l'ASL non mise un divieto simile. Ripeto, il protocollo studiato dalla Federcalcio col Comitato Tecnico Scientifico era perfetto e non prevedeva l'intervento dell'ASL. Dal momento che il CONI
ha accettato, ha detto che l'intervento dell'ASL vale per bloccare una squadra, è andato contro il protocollo fatto, ripeto, dalla Federcalcio col CTS, quindi non è che l'hanno fatto i primi due che passavano per strada. Da quel momento lì è cambiato tutto, perché le ASL e in questo momento, io obiettivamente, vista la situazione sanitaria che c'è in Italia e nel mondo, quello che dice l'ASL bisogna prenderlo come oro colato, quindi ci si fida e ci si ferma e stop, punto. Però ripeto, se ci si fosse basati solo sul protocollo, l'ASL non avrebbe avuto voce in capitolo. Dal momento che il CONI invece ha ribaltato questo principio e ha dato ragione all'ASL, ci si è dovuti adeguare tutti. La Reggiana non ha avuto questo intervento, l'Empoli e il Pescara l'hanno avuto. Come vedi questa lotta a salvezza? L'Ascoli può mantenere i 5 punti sulla zona play-out? L'Ascoli intanto si rammarica molto da questa sosta, posso immaginare, perché era in un momento di grande forma e quindi avrebbe voluto giocare subito per sfruttare questo slancio. Fermarsi potrebbe minare la sua condizione e il suo rendimento attuale. Poi le distanze sono quelle, il Pescara non può chiaramente sbagliare contro l'Entella, deve fare 3 punti e poi deve fare in modo da riuscire a entrare, a accorciare il distacco. Le 5 lunghezze, certo. Esatto, da accorciare il distacco dalla quintultima per giocare ancora una volta al play-out. In queste condizioni veramente si riparte quasi da zero e può succedere di tutto, perché giocare 4 partite così ravvicinate è faticoso, ma è un problema di tutti, non è che riguarda la squadra sola. Frosinone, Pordenone, le dai fuori da questo discorso? Direi proprio di no, cioè sono due squadre che guardano al Cosenza come allo spauracchio, guardano al quart'ultimo posto come da tenere a 5 punti. Il Pordenone, se non altro vincendo proprio col Frosinone, è una boccata d'ossigeno, l'ha tirata, ma il Frosinone è una squadra che ha l'encefalogramma piatto, è una squadra disorientata, spaventata, disunita, che in questo momento è molto fragile. Questa sosta la benedice perché può fermarsi, ricompattarsi, rifiatare, cercare magari di capire cosa vuole il suo allenatore e fare quei punti necessari per tirarsi fuori. Se fosse giocato subito per il Frosinone sarebbe stato sicuramente un problema. Un'ultima domanda: dopo l'Empoli chi vedi favorita per la seconda piazza? Beh, la Salernitana sorprende tutti perché non era candidato alla promozione diretta, però più passano le giornate, più vince le partite, ha un entusiasmo, una forza d'animo tale trasmessa dal suo allenatore che fa superare ogni ostacolo. Il Lecce è tecnicamente più forte, ha più soluzioni, trova il gol con più facilità, eccetera. Però in questo momento la Salernitana ha dimostrato che ogni partita in qualche modo la può portare a casa. La fortuna del Lecce che ha vinto lo scontro diretto al ritorno, quindi ha un punto di vantaggio, che poi sono 2, proprio perché lo scontro diretto è a suo favore e non è poco. Entrambe devono affrontare l'Empoli, bisogna vedere se l'Empoli quando lo affronterà sarà già promosso o no, quindi che stato d'animo avrà. Però questo piccolo vantaggio che ha il Lecce adesso non è trascurabile, quindi rimane favorito di poco, ma rimane favorito il Lecce sulla Salernitana. Un'ultima parentesi, che giornata è stata, Nicola, oggi anche in Gazzetta dello Sport, con queste notizie che si accavallano per un calcio che sta avendo una svolta epocale? Tanto per fortuna sono in telelavoro, quindi non so, per fortuna o no, ma sono in telelavoro, quindi non sono in redazione, c'ero ieri e già ieri questo tema è stato molto dibattuto e sarà dibattuto lungo anche sul giornale di domani, ci sarà tanto spazio perché se va in porto questa novità è una rivoluzione epocale per tutto il calcio. Non è una cosa così semplice, non è una cosa che è chiara, però dagli e ridagli in qualche modo succederà, ma spero che sia un problema che riguardi solo i rapporti fra Superlega e UEFA e che non riguardi il calcio italiano. Voglio continuare a sperare che la Juventus, il Milan e l'Inter continueranno a giocare anche in Serie A e non solo al mercoledì sera contro il Real Madrid, perché sennò tutto il calcio italiano uscirebbe veramente mortificato.
Nicola, noi ti ringraziamo per questo intervento, un saluto anche dagli altri amici Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clink, Alessandro Alberti, ti auguriamo buon lavoro, speriamo di continuarci a vedere sui campi della Serie B. Grazie Nicola. Speriamo di sì, speriamo di sì, grazie a voi per l'invito, saluto Nicola. Nicola. Ciao. E grazie tutti gli altri, sempre un piacere. Andiamo in grazie, pubblicità. Buonasera. Torneremo tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e un minuto, rientriamo in diretta per l'ultima fase di replay. Insomma, negli uffici della Lega Calcio di Serie A si è parlato oggi di tanti argomenti per queste novità epocali. Negli uffici della Lega di B, ieri
altra riunione. Insomma, sono giorni di caos, anche di riunioni, e poi il gran lavoro anche per il presidente della FIGC Gravina. Vorrei tornare con i nostri ospiti. Tra questi saluto anche l'allenatore della Primavera del Pescara, Luigi Iervese. Buonasera Iervese, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Enrico, buonasera a tutti. E complimenti per questo splendido primo posto in classifica che tra poco racconteremo. Vorrei tornare con gli altri amici, perché anche sentendo Nicola Binda, vorrei tornare da Totò De Leonardis, c'è questa incognita Ascoli, però dipende tutto dal Pescara. E che tipo di lavoro sta effettuando secondo te Grassadonia, dovendo svolgere delle sedute un po' particolari, dovendo tenere alta la concentrazione, dovendo pensare al recupero di questo o di quell'altro? Totò. Ah, che deve pensare? Cioè, è difficile, voglio dire, tra l'altro con questi allenamenti individuali è ovvio che non è che possa provare schemi, eccetera. Secondo me deve partire da quello. Da quello che ha visto prima di questa lunga sosta, cioè un Pescara che insomma ha trovato finalmente una sua identità su quella capacità, insomma, che ha dimostrato nell'ultima fase di poter comunque fare la partita. Quindi credo che sia questa, ovviamente con un occhio alla condizione fisica, perché chiaramente anche questa condizionerà le sue scelte, a mio avviso, al di là di quelle che può essere la qualità dei giocatori, però sicuramente non potrà fare una scelta conservativa, nel senso di fare una squadra che pensi soprattutto a non prenderlo, perché questo è veramente fuori luogo. Quindi il suo obiettivo sarà quello di presentare una squadra che abbia in testa questa capacità, insomma, che abbia anche un po' di mente lucida, perché soprattutto mentale adesso il problema del Pescara, al di là del gioco in campo, insomma. Chiedo ad Alessandro, Francesco e Riccardo, insomma, bisogna cambiare marcia, nel senso che se a Brescia e Monza, nonostante si sia provata a vincere, però si poteva accontentare del pari, ora i pareggi veramente non bastano più. Alessandro. No, bisogna vincere le partite. Pescara è in una situazione talmente compromessa di classifica che c'ha solo un risultato. Non ci sono alternative. Speriamo che... Io mi auguro tanto che vinca con Lentella per accorciare qualche punto lì davanti, poi speriamo che qualche battuta d'arresto di quelle che battagliano col Pescara, in particolar modo dell'Ascoli, possano creare, diciamo, una spiritualità incisiva e di grande energia positiva. Però bisogna solo giocare per vincere, non ci sono. Alessandro, qual è la partita che fa più paura? La prossima con Lentella, si parla sempre del prossimo impegno. No, io credo che penso la partita di Cosenza. Credo che sia la partita di Cosenza determinante, perché anche a Cosenza aspettano il Pescara, ovviamente, per eliminarlo dalla lotta a salvezza. Andrea, a Cosenza però c'è una situazione un po' di protesta, non l'abbiamo chiesto prima a Nicola Binda, ma in società si protesta ancora, Andrea. Beh, diciamo che secondo quanto riportato dal sito Tutto Mercato Web sono emersi dei particolari sulla riunione di ieri. Ebbene, il presidente del Cosenza, Guarascio, avrebbe chiesto il blocco delle retrocessioni per un torneo condizionato, secondo lo stesso Guarascio, in maniera troppo evidente dalla pandemia in corso. Una proposta che però non ha trovato supporto da parte di nessuno degli altri club che erano collegati. Però insomma, Cosenza è impelagato nella lotta per non retrocedere, il presidente aveva chiesto il blocco totale delle retrocessioni. Ma credo che la decisione del presidente della Lega di Bibalata sia diretta proprio a questa, dare più regolarità, perché il Pescara recupera la sua partita e poi si riparte tutti dallo stesso punto. Riccardo e Francesco, vi avevo chiesto invece su cosa e come dovrà lavorare Grassadonia in questi giorni davvero particolari, Riccardo. Oltre che sul recupero atletico, deve lavorare molto sul fattore nervoso, sul fattore emotivo,
Giocare 5 partite in 15-20 giorni è come un campionato del mondo, dove deve avere una rosa anche abbastanza ampia, deve essere brava a far ruotare i giocatori in forma, deve saper gestire la partita, ma soprattutto deve caricarli tantissimo, perché, come ha detto giustamente prima Alessandro, il Pescara è la condizione che ha un solo risultato a disposizione e per 5 partite ha sempre lo stesso risultato, deve sempre vincere. E quindi la partita più importante secondo me la giocheremo a Tremona, che sarà veramente una partita molto complicata, perché giochiamo là e arriveremo, mi auguro, da anche da delle vittorie, però le ultime due partite non ci permetteranno, avendo chiaramente a mio avviso finito anche quello stress emotivo di rilassarci con Tremona e Salernitana in fondo, che sono le ultime due partite, saranno quelle veramente complicate. Al di là. Francesco, e poi sentiamo il mister Iervese. Francesco. Beh, intanto velocemente, intanto il più difficile il lavoro per Grassadonia che per gli altri allenatori, perché il Pescara ha questi problemi con i giocatori colpiti dal Covid, perché gli altri possono lavorare 2 settimane, il Pescara mentre martedì prossimo sarà di nuovo in campo. Quindi è solo una questione, già bene all'inizio il primo intervento Alessandro, è solo una questione nervosa, di determinazione, di motivazioni che avranno verosimilmente tutte le squadre. Chi saprà mettere in campo qualcosa in più riuscirà ad avere la meglio. Il Pescara è condannato perché a vincere le prossime 3 partite, perché altrimenti non ci saranno altre prove d'appello. Concludo dicendo che meno male che il presidente del Cosenza ha chiesto la sospensione delle retrocessioni, pensavo che chiedesse la promozione direttamente per il Cosenza. Non voglio essere polemico, sono ironico e sciocchino, sperando che qualcuno gli faccia capire che una richiesta del genere è solo proprio di parte e non meriterebbe nessun commento, mi sono già dilungato troppo. Molte volte però il restare fermi ai box non è poi così penalizzante, ne sa qualcosa l'allenatore della Primavera del Pescara, Luigi Iervese, perché dopo un periodo, credo di un mese, correggimi Luigi se sbaglio, sì. La tua squadra è tornata in campo e ha battuto la Regina per 4-0. Ma vorrei partire da un altro argomento, Gigi, poi parliamo della situazione in classifica. Questa pandemia quanto ha condizionato anche il vostro lavoro? È cambiato qualcosa nel preparare le partite, gli allenamenti? Ma sicuramente non è facile, Enrico, perché il Covid, anche e soprattutto sotto il profilo della condizione fisica, ti penalizza un attimino, perché riprendere gli allenamenti non è facile, anche come sotto il profilo del recupero. Quindi riprendere subito la condizione migliore ci vuole un po' di tempo. Ecco, il problema è che purtroppo il Pescara non ha la possibilità adesso di poter lavorare con tutto il gruppo, e questo è un problema grande, perché il mister stava facendo veramente un ottimo lavoro sotto il profilo tattico, dando anche un'identità molto precisa alla squadra. Quindi ecco, non sarà facile. Come avete lavorato? Avete modificato qualcosa o no in questo mese? Sì, soprattutto all'inizio abbiamo fatto lavori individuali, cercando di mantenere più che altro una condizione atletica diciamo decente. Poi quando abbiamo avuto la possibilità di poter tornare sul campo, allora lì abbiamo sicuramente incrementato il lavoro e cercato di recuperare quella condizione che ti può permettere, ecco, di affrontare una partita di 90 minuti. Il problema è poi capire quanto tempo hai per cercare di poter continuare questo lavoro, e soprattutto quando tu hai diverse partite in pochi giorni. Quindi questo sarà sicuramente un problema da tenere in considerazione. Ecco, Gigi, voi avete temuto per questo focolaio proprio perché avevate diversi elementi che dormivano insieme, c'erano il convitto dove alloggiavano diversi giocatori. Per fortuna il focolaio si sta spegnendo.
Sì, noi abbiamo avuto purtroppo 6 ragazzi positivi, di conseguenza è scattato subito l'isolamento individuale e di conseguenza ecco, abbiamo dovuto cercare di seguire il protocollo che purtroppo devi rispettare, quindi di conseguenza molti ragazzi sono rimasti isolati e quindi di conseguenza non potevano fare nessun tipo di lavoro. Poi per fortuna abbiamo risolto, ecco, con il tempo abbiamo risolto, diciamo che è rimasto solo un ragazzo positivo, che Madonna, tutti gli altri li abbiamo recuperati e quindi hanno ripreso tranquillamente l'attività. Ecco, dopo la vittoria di ieri sulla Regina per 4-0 con la doppietta di Chiarelle, gol di Tringali e Belloni, voi siete al primo posto con 34 punti, però con 3 partite da recuperare, Entel e Spezia in casa e la Salernitana in trasferta. Ormai il primo posto è vostro? Noi ne dobbiamo recuperare, abbiamo Frosinone mercoledì, poi abbiamo Spezia, abbiamo Entella e abbiamo la Salernitana, quindi ne sono 4, Enrico. Sì, sì, noi, ecco, a parte solo la classifica, che sicuramente è una classifica gratificante per tutti, ci tenevamo subito a ricominciare con la Regina, perché come dicevi prima, dopo un mese di inattività non era facile riprendere il passo giusto. I ragazzi l'hanno fatto e l'hanno fatto veramente bene, perché non era, ripeto, facile contro una squadra, anche una squadra molto organizzata, che all'inizio ci ha creato pure qualche problema, però devo dire che poi siamo riusciti a sbloccare il risultato e è diventato tutto più semplice nella ripresa. Adesso vogliamo naturalmente recuperare questa partita col Frosinone, che è una partita molto, molto complicata, perché il Frosinone conosciamo il valore della squadra e soprattutto vogliamo approfittare di questo recupero che ti potrà permettere, se dovessimo continuare a fare bene come stiamo facendo, di poter allungare sul Lecce, che è secondo in classifica. Insomma, per Rivese e la sua squadra è sicuramente una stagione esaltante. È un po' l'obiettivo che volevi raggiungere da anni, quello di non evidenziare le tue capacità, ma di dare risalto al lavoro iniziato nelle squadre inferiori ed arrivare ad ottenere grandi risultati con la primavera. Sì, Enrico, sono pienamente d'accordo in quello che hai detto. Questo è un lavoro di un team che parte dal basso e di conseguenza, quando si arriva in primavera, si cerca di completare il lavoro iniziato negli anni precedenti. Devo dire che, come ho sempre detto, nel settore giovanile del Pescara, un settore giovanile dove si lavora veramente molto bene, con delle idee ben precise, e quindi di conseguenza si è anche agevolati nel lavoro che si fa. Ecco, l'obiettivo nostro era sicuramente quello di cercare di continuare questo percorso di crescita individuale dei ragazzi e nello stesso tempo anche come squadra. Devo dire che ci sono tanti ragazzi che si stanno mettendo in evidenza e questa è la priorità per noi, perché l'obiettivo principale nostro è quello di poter portare più ragazzi possibili in prima squadra o quantomeno mettersi in evidenza per poi avere una chance nel calcio importante. E tu stai riportando il Pescara in Serie A, in Serie A1, dove il Pescara è stato negli ultimi anni. Però, Gigi, parliamoci chiaro, guardiamo in faccia anche la realtà. C'è il rischio della retrocessione della prima squadra. Facendo tutti gli scongiuri del caso, i debiti scongiuri, che fine farebbe questo gioiello che avete creato? Guarda, intanto non ci vogliamo pensare. Vogliamo pensare, io ho molta fiducia ancora per quanto riguarda il discorso della prima squadra, perché sono convinto che ancora, tuttora penso che questa squadra abbia tutte le capacità per poter raggiungere questo obiettivo, che in questo momento diventa difficile, ma che possiamo ancora, come dicevo prima, avere ancora questa possibilità. Poi per quanto riguarda il discorso nostro, noi non dobbiamo pensare, dobbiamo continuare soltanto a lavorare, pensare ad affrontare la partita dopo partita e cercare innanzitutto di raggiungere questo obiettivo, che per noi è un obiettivo importante, ma anche per i ragazzi, ma soprattutto anche per la nostra società.
e poi vediamo a fine anno. Intanto, ecco, pensiamo a continuare su questa strada e poi vediamo quello che verrà fuori alla fine. Alessandro Alberti, tu che segui spesso anche le partite delle giovanili, certo Iervese sta facendo un lavoro eccezionale, così come l'aveva fatto Zauri 2 anni fa, questa primavera che merita di vincere il campionato, ma anche tu ti poni un po' il quesito, speriamo che vadano di pari passo prima squadra e primavera, altrimenti c'è il rischio di un... definiamolo proprio un fallimento tecnico, no? No, diciamo che oggi come oggi, a fronte di un Pescara quasi sconfitto in prima squadra, abbiamo una soddisfazione data dal settore giovanile. Ha detto correttamente Gigi che si lavora in prospettiva prima squadra. Poi, come lui ben sa, il salto tra la primavera e il mondo degli adulti è un salto importante, e quindi i giocatori devono essere comunque protetti, perché poi molto spesso, anzi oggi come oggi, in un ambiente così rattristato, sfiduciato come quello di Pescara, si auspica che, dato che la primavera sta facendo molto bene, di vedere qualche giocatore in prima squadra. Me lo auguro anche io. È anche vero però che poi, se ci sarà qualcuno che vestirà di bianco-azzurro in prima squadra l'anno prossimo, dovrà avere anche le tutele del caso, perché poi è semplice quando non sono presenti auspicarne la presenza, però poi molto spesso succede che si criticano troppo ingenerosamente. Quindi i ragazzi vanno protetti, perché devono, secondo me, fare il loro percorso nel settore giovanile, e quando si affacciano poi nel mondo degli adulti hanno bisogno anche lì di un ambiente che li protegga, che gli consenta poi di stabilizzarsi l'equilibrio per poter competere con i grandi. D'accordo Iervese? Assolutamente sì, è difficile arrivare poi sopra, ma dobbiamo essere bravi per cercare di tutelarli e soprattutto dare il tempo al ragazzo di poter maturare tranquillamente, non caricandoli di responsabilità, ma questo penso che sia un percorso che la nostra società sa benissimo, e che di conseguenza, se dovessero salire ragazzi come ci sono già tuttora dei ragazzi nostri in prima squadra, tipo Longobardi, tipo Cagliò, pure che erano in panchina a Brescia, e naturalmente devono avere il tempo necessario per poter maturare e poter dire la loro in una categoria importante. Dottor Leonardis, Iervese comincia a raccogliere i frutti. Posso fare una domanda da lui a Gigi? Sì, sì, Alessandro. Perdono, ti pongo questo quesito, Gigi, considerando che c'è stata la pandemia e quant'altro, posto che ho sentito anche qualche responsabile di qualche società di pari livello del Pescara, qualcuno di società del settore giovanile di qualche squadra di Serie A. Ecco, questa pandemia vi consente alla fine dell'anno di tirare delle somme certe, o avete anche dei dubbi sulle valutazioni finali dei giocatori? Perché da qualche, non dico tuo collega, ma da qualche responsabile di qualche società mi ponevano per esempio il quesito che non sapevano effettivamente nella categoria dei 2002 quali giocatori contrattualizzare, eventualmente quali lasciare liberi, perché durante l'anno non c'era stata proprio l'opportunità di poterne vedere i miglioramenti o i peggioramenti. Guarda Ale, io ti posso dire, posso parlare del mio gruppo, della mia squadra, e devo dire che sono veramente molto contento della crescita, perché ricordo, se torno indietro un po' nel tempo, cioè quando siamo partiti a agosto, io in questo momento devo dire che il gruppo e la squadra, ma sotto il profilo, come dicevo prima, anche individuale, hanno fatto una crescita, soprattutto anche ragazzi più giovani, 2002, 2003, anche 2004 abbiamo ragazzi interessanti, quindi devo dire che non ho avuto nessun problema, perché abbiamo sempre lavorato, quasi sempre lavorato, a parte questo periodo del Covid, e quindi devo dire che in questo momento la gratificazione più importante e più bella, perché abbiamo visto questa crescita di questi ragazzi, e quindi di conseguenza
Anche sotto il profilo, ecco, fisico, che potrebbe essere un controsenso, invece i ragazzi hanno subito sia una crescita fisica, tecnica, tattica, quindi si stanno mettendo in evidenza in maniera evidente, quindi dovuto proprio al fatto di questo lavoro che si sta facendo dall'inizio dell'anno. Quindi non sono d'accordo per quanto riguarda il discorso fatto prima, perché ti ripeto, nel nostro caso non è così. Totò, dicevo prima, Totò Iervese comincia a raccogliere i frutti della sua competenza dimostrata negli anni. Ma no, io per lui sono contentissimo, perché lui sa quanto lo stimo e quanto anche in tempi recenti ho sperato che magari avessero un'opportunità per la prima squadra. Quindi non scopro nulla di nuovo, posso dire. No, io invece a Gigi voglio fare questa domanda. Lui adesso ha parlato dell'ottimo lavoro che si fa con il settore giovanile del Pescara, però come lo spieghi, insomma, che arrivare in prima squadra, l'ultimo giocatore ad arrivare in prima squadra e farlo da protagonista è stato Torreira, dopodiché abbiamo visto qualche fugace apparizione di Borrelli l'anno scorso, c'è e nessuno, come mai si perdono per strada, non hanno l'occasione, è curato male lo sviluppo successivo di questi giocatori, c'è un motivo, te lo chiedi anche tu, questo ti volevo che tu mi dicessi. No, guarda Totò, io penso che a parte molti ragazzi sono stati anche ceduti e quindi valorizzati in squadre importanti, però ti dico ma pure questo è il punto, voglio dire, sono anche ceduti, che significa? E nel senso che prima di arrivare, voglio dire, può essere un problema questo, scusami. Ma no, io non lo so adesso se è un problema, però quando si presentano delle squadre importanti e chiedono dei giocatori del settore giovanile, credo che la società debba tenerne conto. Quindi naturalmente io sono d'accordo con te, quando piacerebbe anche a me poter vedere qualche ragazzo nostro arrivare in prima squadra, perché la prima squadra è un obiettivo importante per tutti i ragazzi nostri del settore giovanile. Io penso che forse ci si debba puntare un po' di più sul discorso, e forse avere anche un po' più di coraggio per puntare su questi ragazzi, soprattutto subito dopo fatto l'anno della primavera. Devo dire che l'anno un anno importante, ma molte volte può anche non essere un anno che permetta a un ragazzo di avere quella maturità necessaria per poter arrivare in prima squadra, però questo deve essere una scommessa, nel senso che si sa che i migliori, quei 4-5 che stanno in primavera, se vengono tutelati, come dicevamo prima, e si ha più coraggio nel cercare di metterli dentro, forse secondo me si potrà arrivare ad avere più ragazzi del settore giovanile in prima squadra. Questo però è vero, anche che le ultime due stagioni della prima squadra forse non hanno favorito il salto delle promesse, vista la delicatezza della classifica, visto il momento. Ci sono momenti e momenti, no Iervese? Certo, l'importante, io dico sempre che quei 3-4 ragazzi pronti dovrebbero far parte della rosa, poi ecco, cercare di trovare il momento giusto per poterli inserire e dare loro la possibilità di mettersi in evidenza. Francesco e Riccardo, qualche curiosità con Iervese? Francesco? Ma la curiosità con Iervese è un pochettino, mi aggancio a quello che diceva Totò, sia lo stimolo a questi ragazzi, perché è vero che parliamo di 2002, 2003, 2004, che magari in altre piazze un 2002 trova spazi in una prima squadra, sia magari di Serie A ma anche di Serie B. Come riesce a motivarli per dare un obiettivo che si chiama appunto prima squadra? Guarda Francesco, io penso che far parte di una primavera di una società come la nostra deve essere anche per un ragazzo un motivo d'orgoglio, e soprattutto deve essere dovrebbe trasmettere quella motivazione necessaria per poter
arrivare in prima squadra. E i ragazzi nel 2002-2003, come dici tu, molti già giocano in prima squadra, giocano in Serie A, in Serie B, però ci sono quei ragazzi che hanno bisogno un po' di tempo e il tempo necessario per poter raggiungere quella maturità che dicevamo prima. Quindi loro la motivazione deve essere sempre grande, la motivazione, i risultati si raggiungono solo con il lavoro, quindi loro devono capire questo, devono capire che solo con il lavoro, con i sacrifici possono raggiungere quell'obiettivo che tutti i ragazzi vorrebbero. Quindi la motivazione c'è e deve essere sempre alta e loro lo sanno. Riccardo. Ciao Gigi. Ciao Riccardo. Gigi, quanti giocatori avresti già pronti da fare esordire nella serie superiore? Ma guarda Riccardo, io ti dico che in questo momento ci sono 3-4 elementi secondo me interessanti e l'anno prossimo potrebbero secondo me far parte della rosa della prima squadra. Poi naturalmente starà la società decidere al mister, però ci sono 3-4 ragazzi che in questo momento stanno facendo molto bene in primavera e hanno delle qualità importanti. Inutile fare i nomi, però ripeto, ci sono 3-4 che potrebbero benissimo stare con la prima squadra. Un attimo Iervese, perché c'è Andrea Costantini che mi chiede la linea, perché forse c'è un nuovo caso Covid, per fortuna non riguarda il Pescara. Che è successo Andrea? Sì, c'è un comunicato della Regina, squadra che peraltro sta attraversando un ottimo momento ed ora è in lotta addirittura per l'ottavo posto. Dopo la notizia della positività, leggo testualmente sul comunicato della Regina, di un componente dello staff al Covid-19, il club di concerto con il mister e lo staff tecnico ha diviso il gruppo squadra in due sottogruppi che questo pomeriggio in orari differenti ha sostenuto una seduta individuale di natura atletica. Questo è il report di oggi, il notiziario appunto della giornata. Nella giornata di domani, sempre si legge sul comunicato, l'intero gruppo, così come previsto dal protocollo FIGC, si sottoporrà a test sierologico e tamponi. A te. Speriamo che si possa concludere questo campionato di Serie B. Gigi Iervese, no, faccio un'ultima domanda a Alessandro su Iervese. Alessandro, tu che lo conosci bene, Iervese è un predestinato per una buona panchina anche a livello professionistico? Lui ha fatto la gavetta, ha fatto anche le categorie minori e bisogna vedere lui che cosa vuole fare da grande, nel senso che se c'ha l'ambizione di allenare i grandi e buttarsi a capofitto nel calcio professionistico è giusto che lo faccia, perché non credo che gli manchi niente. Bisogna avere il coraggio di sganciarsi e provarci, perché alla fin fine un percorso di crescita l'ha fatto. Ha fatto tutto quello che deve fare un allenatore, non sarebbe nemmeno catapultato in una realtà che non conosce, perché diciamo che le fondamenta per provarci ce l'ha, perché non provarci? Questa è una domanda che dovresti fare. Allora la facciamo subito, siamo pronti. Gliela volevo fare io. Gliel'hai fatta indirettamente. Siamo pronti Gigi? Sì, no, vabbè, io come diceva Alessandro ho fatto un bel percorso con il Pescara, con gli allievi, adesso ho avuto la fortuna di allenare quest'anno la primavera, che anzi dall'anno scorso, e quindi devo dire che sono esperienze bellissime che sicuramente ti fanno crescere, come ho avuto l'esperienza anche di allenare grandi con il Francavilla. Credo che in questo momento l'obiettivo è normale che l'obiettivo mio personale è quello di poter avere un'occasione e poi cercare di sfruttare al massimo. Io sicuramente l'idea è quella di poter un giorno cercare di fare il salto, ecco, nei professionisti, nei grandi, avere un'occasione, per poi spetterà a me sicuramente capire e dimostrare di essere alla stessa. E poi c'è sempre quel sogno nel cassetto, è giusto che sia così, un giorno di sedere su quella panchina del Pescara, no? Vabbè, penso che sia il sogno di tutti, quindi quando arriverà, se dovesse arrivare oppure se dovessi avere l'occasione, sarei il primo a essere felice, altrimenti andremo avanti. Però ecco, come diceva Alessandro, sicuramente l'idea mia c'è, quella di poter fare, ecco, avere un'occasione. Intanto fai un ingrosso in bocca al lupo a Grassadonia.
per questo? Assolutamente sì, devo dire che anzi approfitto perché è veramente un allenatore molto preparato, mi ha fatto un'ottima impressione, l'ho visto lavorare, è un grandissimo lavoratore, devo dire che sta facendo un grandissimo lavoro e spero che lui possa avere la possibilità di portarlo a termine e di raggiungere l'obiettivo col Pescara, perché è un allenatore che merita tantissimo. Ci credi in questa salvezza, Gigi? Sì, assolutamente. L'ho sempre detto, lo continuerò a dire fino all'ultimo secondo, quindi speriamo di poter raggiungere. Ecco, il sogno sarebbe di poter raggiungere la salvezza e nello stesso tempo noi di raggiungere questo obiettivo che per noi è un obiettivo grandissimo e sarebbe bello anche per la nostra società e per i tifosi. Ve lo auguriamo di cuore da parte di tutti questo augurio. Grazie a Gigi per aver partecipato a questo numero di replay. Siamo arrivati alla fine. Ovviamente facciamo in bocca al lupo alla primavera, già dalla prossima partita di Frosinone. Per la partita con l'Entella torneremo a parlarne lunedì prossimo. Ne approfitto per ringraziare Luigi Irvese, Alessandro Alberti, Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clink. Grazie a tutti, grazie a te Andrea, grazie a Maurizio. Un aggiornamento Enrico, sì. Triestina 3 su Tirol 1, campionato quasi in mano al Perugia. A te. Grazie Andrea, grazie a Maurizio Daguin, ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.